Poco prima delle 20:30 all'ingresso in campo delle due squadre, il celeste è una bolgia. A dirigere ancora il numero uno al mondo, Collina, con lui gli assistenti Valdi e Pisacreta, è il trio che rappresenterà l'Italia agli europei di Portogallo. Muti deve rinunciare a Luca Fusco, squalificato, ma recupera Parisi, la vecchia torna titolare. In porta come sempre Marco Storari, lo stacanovista, per lui si tratta della 45esima gara giocata consecutivamente. Al centro della difesa con Rezzai c'è Aronica, Zoro e Parisi sulle corsie esterne. A centrocampo la vecchia Mamede, Coppola e Sullo, in avanti Sosa e Di Napoli. Parte, il pubblico non ha alcuna intenzione di risparmiarsi, si canta, si grida, ci si sgola, si applaude fin dall'avvio, aspettando il gol, pronti ad esplodere. E il gol arriva al 16esimo, la vecchia guadagna il fondo sulla destra e sforna l'ennesimo assist stagionale. Arturo Di Napoli non fallisce, destro di prima intenzione, palla in rete. Il pubblico del celeste impazzisce di gioia, il boato è assordante, la Serie A ormai a portata di mano. Trascorrono appena 10 minuti e il lungo sogno dei messinesi diventa finalmente una splendida realtà. Sosa fa da sponda per Di Napoli, Arturo si esibisce nell'ultimo spettacolo stagionale, gol del 2-0, la festa vera inizia adesso. Dopo mesi di trepidazione, l'urlo dei tifosi si può alzare al cielo a suggellare definitivamente un'annata miracolosa, un campionato storico e uno dei principali protagonisti della stagione. Su quel pallone scagliato con violenza, quasi da fermo all'incrocio dei pali, c'è il marchio di fabbrica, la firma d'autore di Alessandro Parisi e il gol numero 14 per il terzino, un'altra perla che rimarrà per sempre scolpita nella memoria di tutti.